Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Non nascondo un certo disagio nell'intervenire in questa discussione generale su uno degli atti più importanti, se non il più importante, dell'attività parlamentare, appunto la legge di bilancio. E perché sento questo disagio, che ritengo dovrebbe essere comune a tutti noi membri di questo ramo del Parlamento e che definirei invece imbarazzo per voi colleghi di maggioranza? Perché nasce dalla difficoltà di dover apprendere, capire, analizzare e discutere un provvedimento così importante per la nazione in poco più di qualche ora. Poche ore in cui la Commissione di merito avrebbe dovuto analizzare un provvedimento così complesso e determinante, presentare emendamenti per correggere eventuali criticità emerse in fase di approvazione alla Camera, votare gli emendamenti, venire in aula e affrontare una discussione politica più approfondita e infine deliberare e permettere ad ogni senatore di esprimere un voto consapevole, perlomeno un voto con un minimo di cognizione di causa. Niente di tutto questo. Questo è un metodo che in questa legislatura è ormai diventata prassi, una prassi che non esito a definire sovversiva, dove il Parlamento viene completamente esautorato e dove le prerogative di analisi tecnica, giuridica e politica di ogni senatore o parlamentare viene di fatto annullata. Questo lo dico ai colleghi di maggioranza, in particolare ai colleghi del PD e Italia Viva, che ritengo più attenti alle questioni di diritto e che hanno una cultura politica più radicata rispetto a chi oggi siede in maggioranza con loro, ma che non va oltre ai vaffa, al palazzo da aprire come una scatoletta di tonno, che pensa a monopattini o a banchi con le rotelle, ma che non ha nessun obiettivo se non quello di mantenere la poltrona. E ricordo sempre ai colleghi del PD Italia Viva quando loro, poco più di un anno fa, occupavano i banchi del governo con in mano la Costituzione. Oppure anche voi siete stati colpiti dalla paura del giudizio degli elettori e vi scordate di tutto pur di rimanere incollate alle vostre poltrone. Eppure oggi siete voi che fate esattamente quello per cui contestavate l'allora maggioranza. Ma mi amareggia ancora di più il silenzio, un silenzio assordante che previene dal colle più alto di Roma, che sicuramente osserva una trasformazione del nostro sistema istituzionale ormai ridotto ad un sistema monocamerale di fatto. Mi sarei aspettato più attenzione e qualche segnale più netto e non un silenzio, ripeto, così assordante. E lo dico col massimo rispetto, col massimo rispetto. Ma tutto ciò non basta a questa maggioranza, anzi siamo arrivati al punto che per mantenere un consenso ormai finito non esita a fare una finanziaria piena di mancette, con un'arroganza tale che nemmeno si preoccupa di verificarne le coperture, tant'è che grazie al lavoro dei colleghi deputati di Fratelli d'Italia sono costretti a rimandare il testo in commissione. Insomma, un bel pasticcio che si somma all'episodio di oggi dove il governo ammette di aver sbagliato i conti. L'incapacità di questo governo di gestire la nazione e soprattutto il tirare a campare pur di mantenere le poltrone ormai palese. Più di 100 miliardi spesi con i decreti precedenti, con misure poco efficaci, non solo per tamponare l'emergenza, ma soprattutto inutili per rilanciare l'economia. Non contenti, vi siete inventati una finanziaria di cui i cittadini, gli enti locali, ma soprattutto le imprese non ne hanno bisogno. Una finanziaria senza visione, senza un progetto, con poco sviluppo, poco di tutto, ma con molto assistenzialismo e molte mancette. In quanto membro della Commissione Agricoltura vorrei soffermarmi un momento su questo tema e dare uno sguardo d'insieme a quanto contenuto nella legge di bilancio riguardante questo settore primario per definizione ma anche per importanza. Anche in questa legge di bilancio, nonostante le misure siano abbastanza centrate, sono le risorse che sono limitate, insufficienti per dare respiro al settore. Penso al comparto del vino, duramente colpito dalle misure anti-Covid con la chiusura del sistema Horeca, dove sono stati stanziati 10 milioni di euro per lo stoccaggio. Una misura necessaria, ma con risorse insufficienti, certo meglio di niente. Ma è chiaro che manca la consapevolezza della consistenza del settore, che genera un giro di affari di oltre 10 miliardi di euro. Una cifra, quella stanziata, sufficiente a soddisfare forse qualche cantina. Oppure pensa a 10 milioni per il settore della suinicoltura, briciole. Niente per settori come il florovivaismo e per la filiera del latte, duramente colpiti dalla crisi.
Però si stanzia 1 milione di euro per le associazioni animalistiche e neanche 1 euro per compensare i danni provocati dalla fauna selvatica. Non si pensa all'attività venatoria come un'attività di pubblica utilità per il contenimento della fauna selvatica e penso in particolare agli ungulati, che sono diventati una vera e propria piaga. Ci si ricorda della pesca, per fortuna, con un fondo specifico e 12 milioni per il fermo pesca, ma non c'è una strategia complessiva per il settore per il rilancio dell'attività. Ad esempio, con un piano nazionale per il rinnovo delle attrezzature e della flotta, ormai vecchia, di fatto improduttiva. Ma se questo è troppo complicato per il Ministro, almeno sollecitasse la Commissione europea a mettere lo stesso impegno che mette nel difendere gli interessi dei pescatori francesi del Nord, nel difendere anche gli interessi dei pescatori italiani. Così come il Governo dovrebbe difendere non solo gli interessi, ma anche il diritto alla pesca dei nostri pescatori. Ma la mancanza di visione purtroppo è generalizzata per tutto il settore agricolo. In questa manovra, se veramente si voleva dare un segnale alle imprese e in particolare al mondo agricolo, si doveva avere il coraggio di eliminare la sugar tax. Invece si limita a prorogarne l'entrata in vigore e per di più si amplia la platea di coloro che sono soggetti al pagamento, così come la plastic tax. In questo momento di crisi, togliere le tasse e non prorogarle sarebbe stato un segnale positivo che avrebbe creato quell'elemento di fiducia necessario per gli imprenditori a pianificare investimenti che oggi ritengono inopportuni e rischiosi a causa di queste tasse demagogiche e inutili. Concludo, Presidente. A fronte di una finanziaria di quasi 40 miliardi di euro, leggiamo dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura, direi al limite del trionfalismo, per i 400 milioni di risorse ottenute per il settore. Non so se il Ministro si è reso conto che all'agricoltura sono state destinate poche briciole, forse perché troppo presa nelle trattative per il rimpasto di governo. Solo briciole, agricoltura niente. Fra decreti e finanziaria sono stati messi in campo quasi 150 miliardi di euro e per l'agricoltura non si arriva a 5 miliardi. 5 miliardi su 150. Il giudizio lo lascio agli agricoltori e ai pescatori e per questo sarò anche banale e forse ripetitivo. Potete cercare la fiducia in quest'Aula e forse riuscirete anche a trovarla, ma non la troverete mai fuori dal palazzo. Grazie. Grazie, senatore La Pietra.